Oggi è lunedì, parte una nuova settimana, quindi un nuovo coro. Sì, continua il nostro percorso fatto di tanti chilometri in Abruzzo, faticoso, fammelo dire, perché ovviamente bisogna percorrere tanta strada insieme a Mario Giacchetti e Maurizio Miglione, che ringrazio il loro sforzo, il loro lavoro a livello tecnico. Quest'oggi diciamo quasi a chilometri zero, perché nei pressi di Pescara, all'Oasi dello Spirito, che è una struttura davvero molto affascinante, poi casomai col passare delle giornate ne parleremo, a trovare il coro Abruzzo Forte Gentile, un coro particolare. Perché particolare, Federico? Perché hanno rivisitato in chiave moderna i cori e le canzoni, i brani di tantissimi anni fa, utilizzando anche gli strumenti odierni, quindi chitarra, basso, tastiere e tante altre. E quindi davvero una visione totalmente diversa, più moderna, secondo me accattivante, rispettando però sempre il volere degli autori originali. Quindi non è uno stravolgimento totale né della musica né ovviamente delle parole, però è davvero tutto da ascoltare. Quando sono entrato e ho visto la strumentazione, ho detto forse ho sbagliato location, invece no, appena è partita la musica, appena è partito il coro, mi sono letteralmente innamorato. E allora Lorenzo, sono super curioso, come penso anche i nostri amici telespettatori, quindi non perdiamo altro tempo, andiamoci a gustare questa prima puntata. Affacciate Maria, sin da su core, che peta candelo perduta amore, stiamoci e no, ma tale invite, i cande pure me, sombria chite. Lumine cotte, l'uomo scatelle, che ha data luce belle, senza che gli fa fa. Lumine cotte, l'uomo scatelle, che ha data luce belle, senza che gli fa fa. Te lo bene che tu mi volute, come un soffio d'aria sa perdute, e i per consolarmi giorno e notte, facce l'amore anche, lumine cotte. Lumine cotte, l'uomo scardelle, gli ha data luce belle, ne sa che gli fa fa. Lumine cotte, l'uomo scardelle, gli ha data luce belle, ne sa che gli fa fa. Amiche ed amici di pomeriggio, bentornati all'appuntamento settimanale con i cori, questa tradizione straordinaria dal valore culturale immenso. A farmi compagnia, come sempre, il nostro compagno di viaggio Paolo Bernabei, che quest'oggi mi ha detto: sediamoci comodi perché siamo quasi sotto casa, insomma. Siamo sotto casa. Siamo a Pescara Colli, diciamo, a zona Colli di Pescara, Oasi dello Spirito, a registrare la compagnia informale di canto popolare Abruzzo Forte e Gentile. Riprende questa compagnia riprende i testi originali, però li trasforma in una versione moderna, ecco, se vogliamo, moderna. Ma ci stupiremo a sentirla perché nella nostra mente non pensiamo che si possa, Modificare più che di poi si tanto, non possa c'è stato. modificare più di tanto. Invece vi dimostreremo questa sera che i canti si possono modificare mantenendo sempre quel valore che hanno nella storia, nel testo, mantenendo sempre il testo, però con una musicalità diversa che ci incuriosisce molto. Per questo l'abbiamo registrata con tanto entusiasmo e vi prego di non cambiare canale perché sarete stupiti dal risultato, ecco. Abbiamo cambiato marcia. Paolo ha voluto farci cambiare marcia, perché ovviamente
Ce ne sono tante di corali, ognuna la sua particolarità, e quella di questa sera è davvero particolare perché anche gli strumenti, no, cambiano gli strumenti e, insomma, io non vi voglio accennare nulla. Come ha detto il nostro Paolo Bernabei, non cambiate canale, rimanete sempre sul 10 del digitale terrestre dove c'è RT8, in questa fascia oraria ci siamo noi di pomeriggio che vi stiamo appunto raccontando il percorso, i viaggi della nostra troupe che sono lì pronti a raccontarvi appunto le capacità culturali non solo e soprattutto la vera tradizione abruzzese tramite i cori dei tanti amici che ci ospitano davvero con il cuore e che abbiamo incontrati davvero. Poi a fine stagione faremo un numero esatto, lo porteremo avanti. Ho sempre detto la spedizione dei 1000, no? Poi vedremo se toccheremo quella quota, ma credo di sì, perché Paolo Bernabei, quando ci si mette, insomma, è uno cerchiamo tosto, cerchiamo di farlo, è proprio abruzzese. Non cambiate canale, rimanete con noi e entriamo ad ascoltare qui all'Oasi dello Spirito questa meravigliosa e particolarissima corale. Far venire penora sole, lo tempo belle de la contentezza.
Presidente Di Biase, grazie ovviamente per l'invito. Un coro atipico lo possiamo definire così? Sì, infatti quando è nato 11 anni fa, siamo nati nel gennaio del 2013, l'idea era quella di rileggere la musica tradizionale abruzzese, mantenendo fede ai brani, mantenendo fede anche ovviamente agli spartiti, ma adeguandolo un po' alla sonorità contemporanea. E questo devo dire che grazie al maestro Nicola Di Nardo ci stiamo riuscendo pienamente. Presidente, questo è per rendere i pezzi e i vostri concerti ovviamente più accattivanti, aprendo anche a generazioni diverse che forse stanno un po' abbandonando la tradizione popolare? Certo, perché i gruppi folcloristici ripropongono solitamente la musica tradizionale, che però non coinvolgono le giovani generazioni. Invece con queste sonorità, con l'utilizzo di strumenti contemporanei, la chitarra piuttosto che il pianoforte, la pianola, la batteria, ovviamente la musica è diversa, pur, ripeto, mantenendo fede ai brani della tradizione popolare. E abbiamo visto come, per esempio, anche nelle saltarelle con i dubbotti, noi abbiamo due dubbottisti importanti, e riusciamo a coinvolgere nelle piazze anche i giovani che ballano. Quindi questo è il nostro obiettivo è questo. Presidente, la domanda è d'obbligo ed è anche soprattutto una mia curiosità. Qualche critica nei confronti di questo, come posso dire, di una contaminazione moderna che però, come ha detto lei, tiene ben saldi i valori della tradizione. Ecco, qualche critico ha mosso determinate situazioni per questa scelta artistica, direi? Sicuramente chi è legato alla tradizione popolare giustamente critica questa contaminazione, come dice giustamente lei. Però è, come dire, un'idea che è nata 11-12 anni fa da riflessione di vari amici, proprio perché vedevamo un po' i giovani lontani, ci abbiamo provato, i risultati ci stanno dando ragione. Questo non significa che chi ripropone la tradizione popolare faccia cose non gradite, anzi noi gradiamo, siamo molto attenti a quella riproposizione. Noi ci abbiamo messo qualche cosa in più, gli strumenti contemporanei. Avete anticipato il maestro Melozzi o è così un'idea campata in aria, senza scomodare nessuno ovviamente? Ma sicuramente noi non siamo all'altezza del maestro Melozzi. Però l'idea insomma è stata lungimirante a questo punto. Sì, noi nel gennaio del 2013 abbiamo fatto i primi concerti, addirittura nella notte bianca di Rocca Caramanico del 2013. A quel tempo avevamo un gruppo, una compagnia molto diversa, c'erano molti giornalisti locali, c'erano anche molti consiglieri comunali locali, quindi diciamo che la compagnia era diversa, però una compagnia che ovviamente non ha potuto reggere poi all'impatto del tempo, perché i professionisti hanno altro da fare. Però ecco, negli ultimi 3-4 anni, grazie al maestro Nicola Di Nardo, siamo riusciti a ricostituire veramente un gruppo affiatato, una compagnia affiatata che ci sta dando grandi soddisfazioni. Thank you.
a differenza dei cori che abbiamo visitato e ascoltato soprattutto con piacere in queste settimane, Presidente, voi di certo non avete bisogno del ricambio generazionale, almeno sotto l'aspetto dei musicisti, perché ovviamente la batteria ad esempio è uno di quegli strumenti che invita tanti ragazzi, tanti giovani ad intraprendere un percorso musicale ed artistico particolare. Ecco, invece sotto l'aspetto dei cantori, sotto l'aspetto proprio corale, sentite il bisogno di voci più giovanili, voci più fresche, mi consente il termine? Ma guardi, noi abbiamo, diciamo, voci abbastanza giovani rispetto alla tradizione popolare. Noi siamo anche una compagnia che ci definiamo informale, una compagnia informale nel senso che non utilizziamo gli abiti della tradizione popolare abruzzese, abbiamo un cantori adeguati, abbiamo anche abbiamo un dubbottista che non c'è neppure 20 anni, cioè, quindi voglio dire, al nostro interno convivono veramente energie fresche con chi invece, tipo il maestro Collinardo, ha una grande esperienza in campo musicale. Le contaminazioni nel vostro percorso sono terminate qui oppure avete in mente di modificarvi ovviamente in maniera informale col passare del tempo? Guarda, dico solo questo, che è da qualche giorno che il maestro è riuscito a portare nel nostro repertorio Luparroz di De Titta di Orio, cioè quindi appartenente alla grande tradizione popolare musicale abruzzese, ma gli abbiamo dato la freschezza dei nostri tempi. Ecco, con questa freschezza, con questa energia della contemporaneità riusciamo a far diventare gradevole magari brani anche di un secolo fa. Prima di chiudere e salutare gli amici telespettatori, c'è un aneddoto che voglio raccontare in questi 11 anni di storia che casomai non è stato mai citato, ma che ha il piacere di fronte alle nostre telecamere di ricordare agli amici telespettatori, anche cose simpatiche, perché immagino ne siano accadute diverse e parecchie. Ma diciamo soprattutto due. Nell'edizione della Notte Bianca di Rocca Caramanico dell'agosto del 2013 i nostri cantori quasi non riuscivano a cantare alle 3 di mattina per il freddo lì, la temperatura era intorno a 2-3 gradi ed era il 5-6 di agosto, quindi eravamo in piena estate, insomma hanno avuto problemi, hanno dovuto portare coperte per rendere la cosa, diciamo, possibile da realizzare. Poi la cosa che mi ha fatto veramente piacere è quando riusciamo poi nelle piazze a cantare e a suonare la saltarella, vedere le persone, i giovani, ballare, e questo per noi è il massimo della gioia. Assolutamente posso confermare il tutto, perché l'ho fatto anch'io, Presidente, nel momento in cui mi sono trovato nelle diverse piazze abruzzesi ad ascoltare questo canto tradizionale che non dobbiamo assolutamente mai perdere di vista, anzi più che di vista d'orecchio spesso dico. Chiudiamo con questa battuta, io ringrazio il Presidente Di Biase per la presenza e per la splendida ospitalità a Parrozzo che abbiamo ascoltato poco fa in apertura di concerto. Noi torniamo in sala, fatemi ringraziare ovviamente alla parte tecnica Mario Giacchetta e Maurizio Miglione che vi stanno regalando e vi stanno facendo ascoltare meravigliosi pezzi della tradizione abruzzese ma informale. Mare mai, scura mai, tu sei morta e io che faccio? Mo me sciate trecce faccio. C'hai vengo la taglia, mare mai, mare mai, scura mai, scura mai, mo ma c'hai
momacciaide, momacciaide, gollata. Sono pecora spirgiuta, non montone malassate, lo gaggione sempre abbaia. E la fame mo s'arraie, mare mai, mare mai, scura mai, scura mai, scura mai, momacciaide, 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 volata. Mare mai, tu scura mai, scura mai, scura mai, momacciaide, 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 momacciaide.